Ciao a tutti, video sulle creazioni in resina da scoprire. Come vi avevo preannunciato, sono poche cose, ma sempre più che altro con gli stampi nuovi per provare a fare in un altro modo, in particolar modo questi orsetti, come vi avevo accennato nel video precedente. Allora, vi faccio vedere velocemente che cosa ho fatto. Allora, ci sono due cose che avevo già tirato fuori, una è questa. Cioè, mi piace troppo questo stampo piccolino, solo che adesso mi devo cimentare su cosa metterci qui all'interno. Avevo pensato di farne due, visto che sono così piccolini, potrei crearne appunto un portachiavi e mettere qui all'interno la foto dei miei due cagnolini. L'idea in questo momento è questa. E vediamo un po', quando avrò fatto vi farò vedere. Poi, visto che avevo un po' di resina d'avanzo, ho fatto questo fiocchetto. Nulla di che. Questo è fatto con quei famosi stampi che avevo fatto io, quindi non è lucido ed è assolutamente da rifinire. Poi, vediamo quelle robe di scarto più che altro. Allora, ho fatto qui una di quelle caramelle in stile Halloween. Con questo grigio, tra l'altro sottilissimo, perché proprio era l'ultimo avanzo, però non, la resina non si butta mai via. Eccolo qui, questo è da andare a decorare. Vediamo un po' se riesco a farlo qui. Funziona, posto questo a buttare, questo qui funziona, solo che mi è rimasto quello fine fine. Sti pennarelli sono veramente una favola per decorare sulla resina. Vedo spesso che li usa anche Nitro Bijou, perché ci sono in tre misure, una media, una fine come questa che è utilissimo per i dettagli più piccoli. Poi vabbè, c'è il pennarello quello più grande, però funzionano molto molto bene a differenza di altri. Scusate se sentite urlare, ma sono quelle al piano di sopra. C'è questo qui. Tutto di nero lo faccio. C'era anche qualcos'altro, c'è un'altra ferita qua, magari la faccio rossa con sempre lo stesso pennarello. Vediamo se funziona ancora. Farei l'occhio rosso, solo che mi è venuto assolutamente finissimo. Ok, così l'abbiamo fatto anche in diretta. Eccolo qua, molto, è sempre molto carino. Per quanto a me non piacciono queste cose di Halloween, mostriciattoli vari, perché non saprei assolutamente che cavolo farci. Però sta caramellina è carina, questa era lo stampo che avevo fatto io, appunto questo qui. Ah, c'è anche la bocca, è vero. Facciamogli la bocca, però la faccio nera. E questo stampo l'avevo fatto io tramite una creazione che avevo preso un lotto sempre da Nitro Bijou. Eccolo qua, completo. Magari ci faccio giusto una calamita con questo. Ok. 5 minuti per fare questa cosa. Benissimo. Poi guardiamo un po' di fiocchetti. Abbiamo questi qui grigi che sono della stessa colorazione del mostriciattolo. Io adoro tantissimo, veramente tanto questo stampo. È stato il miglior acquisto. Eccoli qua.
argento, argento grigio l'ho creato io mescolando lo smalto nero con l'acrilico bianco. E non capisco infatti questi pigmenti, questi, boh, forse no, non saprei dire il perché. Di solito mi fa questi puntini qui quando utilizzo magari certi ombretti, però in questo caso erano due cose liquide. Però vabbè, è molto carino questo effetto. Metto tutto qui sopra, così dopo avremo una panoramica di tutto. Andiamo avanti con gli fiocchetti, ne ho fatti altri due con la resina di scarto rosa glitter. Eccoli qui. Poi ne ho fatti due bianchi. Poi questo è il più brutto tra i fiocchetti che ci sono. Non lo farò mai più. E poi questo che era un mix di due colori, non so che cosa. Ah, carino. Così. Dopo lo andrò a sistemare per bene. Ok, poi lascio per ultimi questi, guardiamo un po' gli scettri, anche questi fatti con le resine di scarto. Sono sottilissimi, mamma mia. Cerco di far piano perché non voglio che si deformano, perché dopo tendono ad asciugarsi per bene quando sono fuori dallo stampo. Però carino. Eccolo qua, qui ovviamente andrò a ridefinirlo, oltre che a limare qualche dettaglio così, però lì è venuto questo pezzo male perché si sono mescolati i due colori, però è carino. Mettiamolo qui così si asciuga. Poi rimaniamo sempre a tema Sailor Moon e facciamo il suo scettro, quello che io ricordo sia della prima serie. Eccolo qua, questo è tutto bello fucsia. Poi magari andrò a colorare come avevo fatto nell'altro video. Qualche differenza di colore, ma vediamo. Ok. Infine la chiave di Sakura. Poi spero che la stella sia attaccata alla resina perché sì. Ok. Eccola qua, molto carina. Però ci vado assolutamente a colorare le ali, probabilmente d'azzurro. Molto carino. Mi piacciono troppo. Ok. Allora, gli orsetti li lascio per ultimi. Andiamo questi qui. Qui già vedo dei mescolii. Allora, per fare questi due ciondoli, tutti e due, come avevo detto nel video, ho voluto fare questo mix di rosa tenue, grigio e bianco. Vediamo un po' se ci ho preso come abbinamento di colori. No, era bellissimo. Peccato qui. Allora, come abbinamento di colori, secondo me ci sta tantissimo. È molto molto bello. Adesso peccato qui per questa cosa. L'unica cosa che potrei fare, perché mi dispiace veramente tanto, perché è bellino da bestia anche qui questa parte grigia, che bisogna stare comunque molto attenti perché sennò fuoriesce, è venuta molto bene. E non so se passarli magari con un pennello
una mano di resina colorata, però ci voglio provare perché mi piace tanto. Proprio carino. Peccato davvero per questo. Comunque ci provo. Ci provo e vi farò vedere il risultato. Poi abbiamo questo qua che è appunto con lo stesso mix di colori, spero che sia venuto bene. Soprattutto queste parti che circondano lo stampo, che sono veramente non semplici da trattare, mettiamola così. Mamma mia, per toglierlo non è mai semplice, perché è molto molto profondo. Infatti ci va via un sacco di resina. Ok, per tirarlo fuori ce l'ho fatta. Adesso speriamo bene. No. Ho lo stesso problema nella parte centrale. Allora, questo tris di colori è formidabile, mi piace da morire. Vedrò di dare una sistemata anche qui a questa parte centrale, a sto punto, come in questo. Proverò entrambi con un pennellino di dargli una botta di resina, però devo cambiare colore. Adesso vediamo. Vediamo, ma ci voglio provare perché mi piacevano davvero tanto. Andiamo agli orsetti. Come vi dicevo, per questi orsetti il problema era che ha in mano l'orsetto il cuore. E con la resina non riuscivo a metterlo bene, per cui ho provato a colorare con lo smalto, farla asciugare e poi farla colata di resina. Quindi speriamo bene. Allora, iniziamo da questo qui grigio. Qui avevo pulito tutto il contorno, si è rispatacato tutto. Vediamo. Non è venuto proprio bene, però secondo me l'idea per colorarlo bene è utilizzare lo smalto. Vedrò se trovo un modo per dargli una sistemata. Apriamo questi altri due, speriamo che siano venuti un po' meglio. O che ne ho messe poco di smalto. Boh. Non so voi cosa dite, perché mi fa così. Poi l'avevo lasciato comunque anche asciugare parecchio, anche un'oretta se non di più, quindi. E poi abbiamo questo qua, sempre il solito problema. Forse devo mettere più smalto a questo punto. Però è carino. Sono troppo carini questi orsetti, mi piacciono tantissimo. Voglio trovare assolutamente il modo di farli per bene. Ok, questi sono i disastri di oggi. Tutti qua. Niente, quindi se avete suggerimenti, assolutamente ditemeli. E ci vediamo per nuovi video. Ciao!